14 aprile 2024, una data che resterà impressa nella storia del Forconia. Michele Scotti, co-direttore sportivo, adesso possiamo dirlo, è prima categoria. Sì, adesso possiamo dirlo, si è raggiunto un obiettivo inaspettato, un obiettivo particolare, un obiettivo impensabile per una realtà come la nostra. Questo qua è il risultato di 12-13 anni di lavoro e col tempo, con la pianificazione, con la programmazione che siamo arrivati a questo punto e a raggiungere questo risultato impensabile. È un sogno che si corona, perché da anni, da tre finali perse consecutive, questo oggi è il nostro, diciamo, è quello che aspettavamo da 4-5 anni, no? Quando abbiamo fatto il salto di categoria dalla terza alla seconda, anno per anno, le finali playoff perse, e questo è un coronamento di un sogno che è giusto così. Un gruppo di amici con la passione per il calcio che ha programmato in maniera certosina ed oggi si festeggia. Certo, sì, ma dal 29 maggio, il giorno dopo della finale dell'anno scorso, ci siamo messi sotto, ci siamo rabboccati le maniche e abbiamo costruito qualcosa di bello, a partire dal mister, dai ragazzi, tante riconferme, gente che sta con noi da forse 10 anni, e penso che la soddisfazione più grossa a arrivare a questo punto, insomma, per noi grossa grossa soddisfazione. Una grande, ecco, appunto, una grande gioia, una grande soddisfazione per una piccola comunità come quella di Sant'Antonio Forconese. Sì, perché non nascondiamo che noi siamo una realtà di forse 250 persone, 60 famiglie, quindi rappresentiamo un piccolo borgo che, ecco, oggi forse l'ha dimostrato, ci ha voluto qua a sostenerci, ad aiutarci giorno per giorno, domenica per domenica, e per noi questa è la nostra più grossa soddisfazione, è proprio questa. Dopo diversi anni il traguardo l'avevamo appena sfiorato, adesso è ufficiale, quindi penso che sia la squadra, il mister, la società, il paese, i tifosi, ce lo siamo meritato pienamente, penso. E niente, ringrazio il mister, i ragazzi per la loro disponibilità e la loro professionalità che hanno avuto in questi 7 mesi, e alla fine i veri valori dello sport sono venuti fuori e è una gioia. Ci tenevamo troppo a vincerlo il campionato e quindi ci siamo affidati le mani del mister, che noi non ci credevamo che aveva sposato subito il nostro progetto al primo colpo. E niente, grazie a lui, grazie ai ragazzi, soprattutto alla società, a tutto l'ambiente, perché si vince insieme, non si vince col singolo, l'ha ripetuto pure oggi, si vince da squadra, si vince con la testa giusta, con gli allenamenti e con tutto.